Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come applico la pellicola sull'iPhone. Questo è per un iPhone 8. In realtà ho messo la pellicola anche sul mio iPhone 11, ma devo aiutare una persona a mettere la pellicola sul suo iPhone 8, quindi faccio vedere questa, poi magari quando cambierò quella del mio iPhone 11, perché una tantum la cambio per sicurezza, vi farò un altro video. Ma le pellicole si applicano tutte nello stesso modo più o meno, anzi tutte dello stesso modo. Vi consiglio di prenderla del brand Cellular Line. Io le compro sempre di questo brand perché rispetto ad altri brand, magari un pochino più economici, trovo che in realtà queste vanno realmente a proteggere il vetro e il vetro non si spacca così facilmente, mentre con alcune, magari con quelle un po' più cheap che si trovano anche nei negozi cinesi, noto che il vetro si sfalda, quello temperato che mettiamo sopra in mille pezzi, e quindi temo anche quello sotto. È comunque una protezione, però se avete la possibilità di prendere questo brand o comunque dei brand, oppure di prenderla in diciamo in negozi come Trony, oppure Media World, Unieuro, insomma brand che hanno dei brand testati sicuri, insomma. Niente, andiamo sulla scrivania e bando alle chiacchiere, andiamo subito ad applicare la nostra pellicola sul nostro iPhone. Eccoci, allora andiamo ad aprire la confezione. Questa qua è la Second Glass Ultra. Vetro temperato resistente ultra sottile, in modo tale che appunto è reattivo al touch. Fatto apposta. Nel kit troviamo questo. Quindi c'è la pellicola e appunto per pulirla. Vado col pannetto in microfibra a lucidare lo schermo. Utilizzo anche il toglipolvere adesivo per andare a togliere eventuale polvere. Ok. Pronti. Funziona talmente bene che mi ha tolto anche un pezzo di smalto. Togliamo e andiamo a posizionarlo. Mi raccomando, senza toccare la parte adesiva. Lo andiamo a posizionare. E una volta che appunto l'abbiamo posizionato con il panno, andiamo a passare per evitare di avere eventuali bolle e poi ovviamente vado a rimettere anche la cover. Così è più protetto. Questo graffio ovviamente c'era già ed è per questo che abbiamo scelto di comprare una pellicola. Niente, questo è tutto, ciao!